Benvenuti in questo nuovo video dove andremo avanti nel discorso della bossa nova. Oggi vedremo il secondo ritmo di base della bossa nova che inserirai nel tuo bagaglio di conoscenza che ti permetterà di suonare sempre in modo migliore questo genere e quindi avere già due ritmi su cui puoi procedere e creare magari degli abbellimenti, evolvere il ritmo perché come qualsiasi ritmo, bacida o clave, c'è una clave di partenza che poi viene sempre modificata nel momento in cui si va a suonare o si suona, ok? Così è la stessa cosa per questi ritmi. Ok, questo ritmo è molto più vicino già al samba propriamente detto, infatti se viene suonato in un modo leggermente diverso con qualche abbellimento è molto più vicino al samba tradizionale che appunto alla bossa nova. Infatti poi i chitarristi moderni combinano tutte e due le cose, ma ovviamente João Gilberto la suonava sempre con quel meccanismo che abbiamo visto, quindi di pollice e le dita indice medio anulare, ok? Questa sorta di tenaglia, ok? Andiamo a vedere subito il ritmo, ma prima vi ricordo questa cosa che non ho detto nell'altro video. Ovviamente in questi due video non possiamo sintetizzare tutta la bossa nova o tutta la chitarra brasiliana perché ovviamente come anche la chitarra jazz, come ho detto anche nell'altro video, ci servirebbero una serie di video, degli approfondimenti, anni di studio. Una cosa però fondamentale che poi andrete a vedere nella bossa nova è l'armonia, ovvero un'altra grande maestria di João Gilberto era quello di collegare a livello quasi contrappuntistico l'armonia, ovvero che come lui collega gli accordi è fondamentale per creare il sound della bossa nova. Non che magari un accordo lo prende qua, poi lo prende da un'altra parte. Sì, succede che fa dei salti, ma è molto difficile. Bossa nova lavora molto in modo più pianistico. Faccio degli esempi per capirci. Qua ho usato anche un po' un modo samba, però per farvi capire che sentite come le voci suonano e già sentite che se suono così sapete già che sto, ovviamente anche dal ritmo, ma anche dalle voci, sapete già che stiamo ascoltando quel genere, ok? Andiamo subito a vedere questa nuova ritmica. Prendiamo sempre l'accordo di Mi minore settima aperto, ovvero con tutte le corde a vuoto. Una cosa che non ho detto anche l'altra volta, ovviamente il pollice, io ovviamente nel ritmo di base, che ve lo faccio vedere qui, con il pollice alla sesta corda e poi nell'altro video vi ho fatto vedere Blue Bossa e vedevate che il pollice scendeva, è perché il basso ovviamente va sempre a suonare col pollice, ok? Ovviamente in questo caso il Mi è il basso di questo accordo, lo suono qui, però se l'avessi suonato qua, ok, il pollice scendeva alla quinta corda, ok? Che qua è un re nona, qua è un minore settima, non c'è nona. Ok, allora questo ritmo è questo qua. Ve lo suono prima con un accordo di re sesta. Ok, magari un sambista lo suonerebbe con degli abbellimenti. Ok, o magari con delle variazioni ritmiche più complicate. Invece João Gilberto non faceva questi movimenti, ok? Ma si limitava a suonare sempre questo suo modo. Più contenuto, anche se lui in certi momenti fa. Quindi non è che mai esce fuori da quel meccanismo, ok? Ci sono sempre delle eccezioni. Ok, ritmo di base, questo che abbiamo sentito, lo applichiamo ovviamente a un esercizio più semplice, quindi focalizzandoci sulla mano destra. Ok,
Lo faccio più lento. Quello che vi consiglio è magari guardate tante volte il video, ma da solo indietro, e ascoltate bene il ritmo anche riproducendo la voce. Anche perché queste ritmiche, oggi andiamo un po' più nell'approfondimento, vengono tutte prese dalle percussioni del samba, ok? Questo qui è proprio un ritmo che fa il tamburin con queste dita, lo fa il tamburin, quel piccolo appunto tamburello possiamo dire, e il pollice da un punto di vista di ritmo, di ritmica del samba, delle percussioni, fa quello che farebbe il surdo quel tamburo grande. Pum, e qua è come se fosse il tamburino, ok? Per chi conosce un po' la samba, la musica brasiliana, mi comprende quello che sto dicendo, ok? Quindi, una volta imparata questa ritmica, come sempre la possiamo applicare a un brano, ok? Quindi, a che brano possiamo applicarla? Possiamo sempre riprendere quello standard che abbiamo visto anche nell'altro video, Blue Bossa, che come dicevo, tanti che mi seguono sono anche dei chitarristi jazz, e io anche in questo canale mi occupo spesso di jazz, quindi magari prendete Blue Bossa anche perché è un giro armonico molto semplice e già vi dà un'idea di quello che può essere poi suonare altri brani. Ok, quindi suoniamo lo stesso brano, questa volta con questa ritmica. Quindi abbiamo visto Blue Bossa e ovviamente con questi due ritmi di base possiamo già procedere nel mondo della musica brasiliana, veramente, anche perché poi principalmente il secondo ritmo, questo che abbiamo visto oggi, come vedete se un attimo inserite degli abbellimenti potete già suonare samba, ok? E una cosa che non ho detto anche l'altra volta, lo ridico qua alla fine, João Gilberto al basso tende sempre a suonare la tonica dell'accordo o massimo la quinta, non fa mai il gioco di prima e quinta, non fa mai questo. Ok, quello che farebbe magari un basso in una sezione di samba jazz magari, e non è sbagliato perché comunque nella musica moderna, anche bossa nova moderna, samba moderno, lo usano, però se volete suonare alla tradizionale come João Gilberto, lui suona sempre il basso o la tonica o la quinta, ad esempio se vuole fare un do, questo qui è un do sesta nona, se vuole fare un do sesta nona con al basso il sol, suona la quinta. Ok,
Ok, penso di avervi detto tutto, non voglio fare questo video troppo lungo, spero che ti sia piaciuto e spero che hai imparato bene queste due ritmiche. Se non hai visto il video precedente, vallo a vedere. Se hai delle domande, sempre scrivimi qui sotto nei commenti, sono qui per aiutarti. So che in due video e in così pochi minuti non si possono trasmettere anni e anni di studio, quindi questi sono solo delle pillole che ti dovranno dare, come dire, un consiglio per iniziare. Poi ovviamente è sempre bene fare lezioni private con un insegnante, io insegno privatamente, quindi possiamo fare anche lezioni online, o se no è anche un modo per incominciare a suonare la chitarra e piano piano sempre di più arrivare a quel modo in cui vorremmo suonare la chitarra, in questo caso come Jorge Gilberto, magari Gilberto Gil, Gaetano Veloso, insomma i tuoi artisti preferiti. Ti ringrazio per aver visto questo video, iscriviti al canale, lascia un like, ci vediamo al prossimo video e ci vediamo presto. Buono studio e ciao!